Boom! I team of the season sono arrivati. Non farteli scappare. Igivolt è il sito che va per te. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Sarà che sono ancora scosso dall'ultimo episodio della carriera con l'incredibile gol di Rashford. E infatti, mentre andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram, e ancora una volta passate qui sotto in descrizione tutti i link ai canali di Brailles, tutti i link ai miei social network, iscrivetevi dappertutto. Vi invito a fare uno screen in questo preciso istante dove sta passando insieme alla mia faccia, insieme al mio profilo Instagram, il gol di Rashford incredibile, e vi sfido a taggare me, il Sassuolo e Rashford su Instagram per vedere se uno dei due avrà una reazione positiva, per vedere se almeno uno dei due capirà cosa sta succedendo. Utilizzate tutti l'hashtag Luca Toselli, per favore, voglio vedere 1000 foto di questo genere. Che io poi me li vedo anche, quelli della sede del Sassuolo che vengono bombardati da richieste di tag alle loro foto e vedono Rashford e dicono: ma cosa diavolo c'entra Rashford col Sassuolo? E mi vedo anche Rashford che viene bombardato da tag sul Sassuolo, e qui nascerà veramente l'amore. Quindi il colpo di mercato di Raiola lo portiamo noi. Il prossimo anno Rashford giocherà con la maglia nero-verde anche nella realtà. Sì, sicuramente. L'ultimo like su Instagram è di Leonardo Valenti, che è anche Leonardo 31. Quindi ciao Leonardo, ciao Rashford, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Oggi c'è il Milan, e ragazzi, vi dico subito una cosa: se questo video entro la mezzanotte di oggi arriva a 3000 like, questa settimana vi porto due episodi della carriera. Sta a voi, vi sfido. In realtà non sto neanche benissimo, perché questo weekend sono stato poco bene, sono addirittura svenuto e adesso mi brucia tantissimo perché mi sono fatto male a un dente. E ogni promessa è debito, Rashford ritorna in rosa, addirittura questa giornata lo voglio titolare, perché dopo il successo incredibile che ha riscosso il suo gol si merita una seconda possibilità contro il Milan. Sassuolo, Milan ancora una volta in Serie A, ancora una volta per chiudere il campionato, ancora una volta con la barba, senza i baffi. Capitan Magnanelli, perché Pellegrini era abbastanza stanco. Belotti dentro così, va a cercare subito Rashford, che fa la sponda per Belotti. Poteva essere subito un assist. La palla che poi arriva in qualche modo a Rashford. Rashford fa andare in sovrapposizione Zappacosta, che arriva sul fondo e mette il pallone dentro per il gallo Belotti in volo d'angelo. Di prima a cercare Belotti. Belotti va da Rashford, che prende il fallo. Anzi no, lo picchiano e non fischiano. Lo odiano tutti, povero. Belotti si appoggia così a Rashford. Ancora di prima, dentro a Belotti. La palla che ritorna sempre tra i piedi calamitati del capitano Magnanelli. Va da Berardi, brutta entrata sul capitano. Attenzione, perché Rashford chiama la palla in profondità, in area. Rashford, calcio d'angolo. Attenzione, Baselli di prima, Berardi anche lui di prima. Rashford invece la stoppa, la mette giù. Mamma mia, che palla di Belotti per Berardi, che per poco non trova l'1-0. Ancora Belotti con il tacco a cercare Rashford, che si gira proprio come aveva fatto con l'Champions. E poi serve Berardi, la parata del portiere. Berardi all'indietro per Rugani, e poi ancora Berardi, la palla che è ancora qui. Magnanelli va da Rashford, 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 Gabriel. Rashford la recupera in area. Rashford, 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 Marcus Rashford al 45esimo, ancora lui, sempre lui, Marcus Rashford è partito. Sono rosso, sto male. Quando questo fa gol, sto male, guardate che brutto stop di Antonelli. E poi lui, ancora lui, sempre lui, adesso solo lui. Mi tocca comprarlo, sono obbligato a comprarlo e a fargli fare coppia con Belotti e Balotelli il prossimo anno. Berardi puoi anche andare via, ciao grazie. Famose coppie di tre, tra l'altro. Primo gol in campionato per Marcus Rashford, ma anche un gol in Champions molto importante. Sto male, sto male, sto male, sto male. Cioè, guardate Rashford che va a fare anche il terzino per recuperare palla. È diventato Mario Mandzukic praticamente. Però fa anche gol. Rugani tra le linee, cerca e trova Berardi. Ancora Mimmo che va da Rashford, che adesso è in forma. Va dentro da Belotti. Una palla incredibilmente lunga però. C'è il Papu Gomez che chiede l'1-2. Subito lì al capitano e prova a darglielo. Il capitano ancora con un rimpallo. E poi con il tacco riesce a servire il Papu. Il Papu, il Papu, il Papu. Voglio fare gol col Papu. Non ce l'ho fatta l'altra volta, porta vuota. Il Papu la stoppa, il tiro a giro del Papu che esce di così. Il Papu che serve Rashford, che riserva il Papu ancora una volta, sempre loro due. Il Papu vuole andare al tiro e non riesce a girarsi perché Saponara è un pelo più grosso. Attenzione, la palla ancora qui, Magnanelli. Allora serviamo
con Baselli Zappacosta dietro per il Gallo Belotti. E non può mancare anche la firma d'autore, anche la firma del capocannoniere, con un'azione bellissima dei Trax Toro. Eccolo qui, Baselli allarga per Zappacosta, che la mette dietro a rimorchio sul dischetto del rigore. È quello che fa così quando esulta, non li sbaglia. 2-0 Rashford Belotti. Vuoi dire la coppia d'attacco del futuro del Sassuolo? 2-0 secco, deciso, determinante. Attenzione, esultano tutti, è matematica. Non lo sapevo, quello di Rashford è il gol scudetto. Davvero? È ufficiale? Non avevo fatto i conti. È scudetto. Siamo campioni d'Italia, ma non mi fa vedere la premiazione? No, non ho capito. Non ho capito. Sto male, non me la fanno vedere davvero? Ma scudetto di che? Era un'esultanza normalissima, anche hanno 12 partite. Infatti abbiamo appena finito il mercato di riparazione. Ho detto, ma com'è possibile? Mi sembrano tanto pochi punti di vantaggio. Lasciate stare, ve l'avevo detto che sono stato male. Allora andiamo a vedere il calendario, così non facciamo figure barbine. Adesso c'è il Cagliari, poi c'è tipo un anno di riposo, poi c'è il Napoli in Coppa Italia, l'Hellas e il Monaco. Quindi possiamo far giocare titolare col Cagliari, insomma. Allora ragazzi, adesso sono veramente in difficoltà, perché non so più come schierare questa squadra. Io vorrei giocare con più punte possibili per inserire anche Rashford, ma mi rimangono fuori il Papu Gomez, Piazza, Pellegrini, che sappiamo tantissimo quanto sta diventando forte. Che faccio? Ne ho troppi. Quando hai dei dubbi, l'ignoranza regna sovrana. 4-2-4 sia. Mamma mia, che imbarcate in contropiede che possiamo prendere, lo so solo io. Può mettere un bel cross per il Gallo Belotti. Eccolo qui, il cross di Spinazzola, che è bello, però non è l'aggettivo giusto, no. Perché proviamo a fare un ping pong. Bellissima palla per Berardi, ma esce il portiere che a quanto pare è René Higuita e fa le parate di scorpione. Attenzione, il Gallo Belotti che sfida tutti. In velocità e poi dà un pallone dentro per Rashford, che la può addomesticare. Può andare dentro, ancora Rashford, fa sportellate, butta giù gli avversari, Rashford guadagna il calcio d'angolo, bravo Marcus. Sta iniziando a piacermi, vedi, sei come Gabigol. Perché non gioca Gabigol nell'Inter? Perché è arrivato e non era forte, invece adesso inizierà a giocare perché veda la mia carriera con Rashford. Ecco, allora facciamoli ripartire in contropiede così, con Carrillo che ci taglia dietro il centrocampo e quindi regolare. Carrillo! Per fortuna che l'ha sbagliato, per fortuna. Ragazzi, non mi sto trovando per niente con il 4-2-4, questo modulo è il male assoluto, non vedo l'ora di cambiarlo a fine primo tempo. Almeno questo con l'attacca 2 lo sappiamo fare, e anche bene. Rashford che prova a girarsi, questa finta la sa fare da Dio, Rashford, ancora lì Rashford, buttato giù da tutti. La prossima volta che tornerò a dire di voler usare il 4-2-4, per favore venite a casa mia e tiratemi delle sberle. Però Rashford in appoggio a Belotti nel 4-3-3 offensivo potrebbe essere diversa, vediamo. Eccolo qua, ancora Rashford, ancora Marcus, che la porta. E poi dà una palla bellissima dentro per il Gallo Belotti, che non ci arriva, ma Higuita, vedete che fa lo scorpione. Ok, è il 70esimo, 0-0 a Cagliari contro il Cagliari di Giorgio. E quindi bisogna fare qualche cambio. E chi se non il Papu Gomez, e chi se non Piazza. Anche se davvero mi dispiacerebbe togliere sia Rashford che Belotti. Mi tocca togliere Berardi per mettere Piazza. Eccolo Rashford, eccolo che è partito Rashford, eccolo che si fa mettere giù da Isla, che gli entra con tutti e due i piedi sul ginocchio per porre fine alla sua carriera. Gallo Belotti, il Gallo Belotti, ancora lui di sfondamento, ancora il Gallo Belotti con il tacco a cercare Rashford. C'era quasi riuscito a servirlo dopo aver protetto una palla incredibilmente difficile, ma Rashford vuole pressare e chiama a sé tutti i suoi compagni per un ultimo sforzo. Vogliamo vincerla questa partita, ancora sullo 0-0, l'ultimo secondo, un gol vorrebbe dire vittoria, ma un gol subito vorrebbe dire sconfitta. Eccolo qui, potrebbe arrivare proprio per il Cagliari, Isla Bonita, Isla Donnarumma. Ragazzi, mettiamola in attacco totale, cerchiamo di andare a fare questo gol in contropiede. Eccolo qua, Pellegrini, ancora Pellegrini, che può tenere la palla, Spinazzola, può servirci, non riusciamo a tenere su un pallone. Ancora noi, dobbiamo riuscire a prenderla, e invece è sempre rosso-blu. Farias, dentro così, e poi la prendiamo, oddio fuori, 7-0, noi non abbiamo mai tirato nello specchio della porta, e abbiamo iniziato la partita con il 4-2-4, la finiamo con 4 punte, non abbiamo mai tirato in porta, mi merito quasi di prenderlo, quasi mi faccio autogol con Donnarumma, 0-0. 0-0, che brutta partita questa, che orrenda. E adesso semifinali di Coppa Italia con il Napoli, perché il triplete per il Sassuolo è ancora tutto completamente aperto. Ma come al solito non sarà in questo episodio, ma sarà nel prossimo. Vi ricordo di mettere le foto su Instagram e taggare me, Rashford e il Sassuolo, e utilizzare l'hashtag Luca Toselli. E intanto salutiamo ancora l'ultimo like su Instagram, che è di Francesco Andolfi 23.
Ciao Francescone, forza Rashford. Insomma.